Come ogni anno finisce luglio e comincia l'esodo per le vacanze. Quest'anno si prevede che nei primi giorni di agosto si metteranno in marcia 20 milioni di persone, soprattutto verso sud. Sabato prossimo, il 5 agosto, sarà l'unico giorno da bollino nero, per cui è bene stare attenti. Con noi in studio c'è Emilio De Leidi, giornalista di Quattro Ruote. Emilio, vediamo come ogni anno iniziano le vacanze, ecco, e si spostano tantissime persone. Perché questo fenomeno, insomma, si concentrano tutti negli stessi periodi di partenza? È un retaggio italiano che risale agli anni della motorizzazione di massa, quando chiudevano tutte le fabbriche, chiudeva la Fiat, la Pirelli, la FAC, eccetera, e c'era questo esodo di persone che erano venute a vivere, a lavorare nelle città del nord e si spostavano per tornare nelle città di origine, quindi da nord verso sud. L'autostrada del sole era nata un po' per questa, no? Per favorire questi spostamenti. Non c'è proprio modo di organizzare delle partenze intelligenti? Ma un po' sì, adesso se vogliamo è difficile. Allora, l'autostrada è un condotto, come se passasse dell'acqua. La portata di un condotto è quella, non puoi dilatarla più di tanto, però puoi diluire i flussi. Allora io dico, oggi noi abbiamo tanti strumenti di informazione, abbiamo la televisione, la radio, le app, magari cerchiamo di studiare un attimo prima di metterci in viaggio com'è la situazione. Se proprio è critica, vale la pena rimandare di qualche ora, fare un altro percorso, fermarsi lungo la strada. E la vacanza inizia già col viaggio, se la facciamo così, sì, no? Senza partire stressati, ecco. Senza partire stressati perché è pericoloso. Guidare in condizioni di stress psicofisico può portare comunque a commettere degli errori, ad essere aggressivi, ad avere qualche cosa che non è coerente con un buon comportamento sulla strada. Ecco, e proprio a proposito di un buon comportamento sulla strada e delle attenzioni da avere quando si guida, noi abbiamo questo cartello che riassume un po' tutti i consigli che possono sembrare banali, però è sempre bene ripetere. Sì, può sembrare banale, però teniamo conto che oggi il parco circolante in Italia purtroppo è piuttosto vetusto. Noi parliamo di un parco circolante che ha un'età media di 12 anni. Questo vuol dire che sono auto che magari una controllatina, un check prima di mettersi in viaggio, pneumatici, tergicristalli, per gli acquazzoni che ci sono anche nei giorni recenti che ci sono stati, condizioni del veicolo per evitare di fermarsi lungo la strada. Portarsi dell'acqua, perché non è detto che la coda si formi vicino all'autogrill. E se siamo in tanti in macchina, magari con dei bambini, avere dell'acqua a bordo può essere molto utile. Fare soste ogni 2 ore è molto prezioso, perché cala l'attenzione, ci si deconcentra, ci si stanca. Calma e prudenza e, come dicevo prima, informarsi. E invece, a proposito della benzina, noi abbiamo visto che era calata fino a poco tempo fa, però ora sta salendo di nuovo, sfiorando i 2 euro al litro. Come mai c'è? Beh, io temo che questo sia purtroppo la legge della domanda e dell'offerta che regola tutta l'economia in un libero mercato. È chiaro che questo è un momento di picco di richiesta, perché ci si sposta. Per fortuna si è tornati a spostarsi, perché siamo stati molto fermi negli anni del Covid. E chi fa commercio, chi vende, deve cercare anche di fare dei margini nel momento in cui la domanda è alta. Però anche in questo caso io voglio dire che abbiamo degli strumenti per difenderci. Ci sono delle app che danno i prezzi, le stesse società autostradali, sia sui loro siti che sulle app, indicano quelli che sono i prezzi delle stazioni di servizio, e magari si può cercare di programmare una sosta là dove i prezzi al self e non al servito sono un pochino più ragionevoli. Andiamo adesso a Vieste, una nota meta turistica del Gargano in Puglia. La nostra Monica Arcadio è stata al festival Il Libero Possibile e sulle vacanze ha sentito un volto noto, Dario Vergassola. Vediamo. Perché far tutto agosto, tutto luglio? Cioè, facciamo le vacanze un pochino più verso novembre, così. Cioè, per esempio le Cinque Terre vanno viste d'inverno, perché c'è troppa gente che viene d'estate. Vengono tutti qua. Siamo sul Gargano a Vieste, una delle mete turistiche più gettonate in Puglia. È una delle mete ormai da anni che più piace a Dario Vergassola. Il mare, il sole, la tintarella e anche la cultura, perché è qui che si concentra la manifestazione dell'estate italiana, Il Libro Possibile. È qui che si coniugano perfettamente vacanze e cultura a 360 gradi. Con una piazza esclusivamente in lingua inglese. Infatti è stato come dire, un esperimento molto ben riuscito. Perché i talk avevano solo ed esclusivamente ospiti stranieri che parlavano in lingua, quindi non in traduzione italiana.
vai in vacanza? Io vengo qua, io vengo volentieri qua a Vieste, ma soprattutto prendiamo a Puglia, tutto, mi piace tutto in giro dove vado, ma io ho una barchetta, ho un gozzetto che si chiama Pelandrona perché va molto piano, giro intorno al Golfo di Spezia e faccio il Porto Venere, il Cinque Terre, quei posti lì che male non sono. Quindi tu sei quello delle vacanze non da bollino nero? Io purtroppo, facendo questo lavoro qua, che non è un lavoro come dicono quelli miei amici del bar, è un bel modo di girare, soprattutto non tanto per quelli che vengono a vedere me quando faccio le serate, ma quelli che vanno un po' a rinfrescarsi. Adesso tra l'altro ho scoperto che qua c'è una che fa la granita al limone molto buona, quindi stavo cercando di capire com'è. Ma te viaggi anche in auto? Io purtroppo viaggio anche in auto, devi stare molto attenti, ma seguire veramente delle regole precise. Le suocere non vanno lasciate in autostrada, non vanno abbandonate soprattutto. Tipo non bisogna passare con i motorini al volo. Tipo se sei qua e passa, per esempio uno col motorino, capito? Cioè, è una produzione meravigliosa, ogni cosa che dico riuscite ad averla, è fantastica. Però la cosa più bella è quando torni, che non vedi l'ora di tornare a casa, perché ti sei talmente stancato quando fai le vacanze, che tornarsene a casa è la cosa migliore. Che melone è? Ognuno prende quello che gli capita. Chi lo dice? A me mi è capitato la moglie. Arrivederci. Super bad, due mai dai, faccio la pole dance. Ecco, l'umorismo di Dario Vergassola, che ringraziamo, e la cultura in generale non vanno mai in vacanza. Purtroppo non sono gli unici, perché quest'anno tanti partono, ma anche altre persone, 9 milioni di italiani, rimarranno in città, non potranno partire. Vediamo questo articolo del Corriere, che ci dice appunto proprio 9 milioni di italiani restano a casa, non possono permettersi di partire. De Lady. Sì, è così, purtroppo è così, anche perché i costi delle automobili, dei trasporti, delle autostrade, dei pedaggi, della benzina, come abbiamo detto, sono cresciuti molto. Restare in città però non è in questo periodo così male, perché si può diversificare. Le vacanze a giugno e settembre sono bellissime, le città stanno offrendo molto. Una volta esisteva solo l'estate romana, no? Io ricordo che è stata un po' inventata, lanciata. Adesso un po' tutte le città organizzano molte cose per chi resta e chi non parte, e quindi penso che si possa star bene anche nelle grandi città durante questo periodo. Bene, allora proveremo anche a stare in città, perché no?